Carissimi, buona giornata a tutti, buon sabato. Oggi la Chiesa celebra la memoria del cuore immacolato di Maria. Ascoltiamo la parola dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che gli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth, e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Dopo la grande solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, possiamo dire che la festa del Sacro Cuore è la festa dell'amore di Dio, amore infinito, sconfinato, misericordioso di Dio, celebriamo il cuore di Maria. Quel cuore che per primo ha accolto il Salvatore. Sant'Agostino direbbe: prima di accoglierlo nel grembo, Maria, Gesù è stato accolto nella fede da Maria. Quindi, dal cuore di Cristo, quel cuore che si è formato nel grembo purissimo di Maria, a contemplare oggi il cuore immacolato di Maria. Quel cuore, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, serbava tutte queste cose, tutti gli avvenimenti, tutto quello che si stava realizzando nella persona di Gesù, a partire già da quando è nato, da quando era adolescente, quando era nel Tempio, come abbiamo ascoltato nel Vangelo. Ed è un crescere anche nella fede, possiamo dire, da parte di Maria, ma non solo di Maria, ma anche di Giuseppe. Gesù, dice il testo del Vangelo di Luca, stava loro sottomesso, quasi a dire a Gesù: ecco, essendo lui stesso figlio di Dio, ma ha avuto bisogno di una famiglia e quindi è stato sottomesso, nel senso che si è fidato di Maria, di Giuseppe, e si è lasciato guidare, formare, educare da Maria e da Giuseppe. Quindi in un certo senso anche quella formazione umana, se vogliamo, gliel'hanno donata, gliel'hanno data proprio Maria e Giuseppe, ma anche Maria e Giuseppe in un certo senso sono stati formati anche da Gesù, quindi anche Maria e Giuseppe sono andati alla scuola di Gesù. E allora oggi non possiamo fare altro che dire grazie, o Maria, perché anche da te, impariamo la lezione della umiltà, della sottomissione. E ancora di più, grazie a te Gesù, perché anche tu che sei Dio, ti sei fatto uomo, ti sei fatto simile a noi, fuorché nel peccato, nella semplicità, nell'umiltà, sottomettendoti, ecco, a quella che è stata la formazione, l'educazione da parte di Maria e di Giuseppe. Un cuore meraviglioso quello di Gesù, un cuore meraviglioso, straordinario quello di Maria, così come sono sicuro che è stato un cuore speciale anche quello di Giuseppe. Il Signore, per intercessione della Vergine Maria e di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alleluia.